I mercati nell'ultimo mese registrano ottime performance sull'azionario e qualche ritracciamento sull'obbligazionario, soprattutto quello statunitense. I timori di inizio agosto si possono considerare superati. Il mix crescita e inflazione negli USA rassicura sullo scenario di base, lo soft landing, coadiuvato dall'avvio del ciclo di allentamento monetario da parte della Fed. Sul quadro macro negli USA, il dato più rassicurante è stato quello sull'occupazione di venerdì 4 ottobre, che rasserena gli investitori dopo la revisione retroattiva e a ribasso pubblicata a inizio agosto, che fu complice delle turbolenze estive. A settembre si è registrata una crescita occupazionale robusta e oltre le attese, che ha portato una lieve riduzione del tasso di disoccupazione al 4,1% rispetto al 4,2% atteso e precedente. Dall'Europa, invece, sia crescita che inflazione si sono confermate sotto le attese, validando le attese di mercato sulla necessità di un ulteriore taglio a ottobre, cosa che sembrava esclusa a valle della riunione di settembre della BCE. La Fed conferma dunque il cambio della funzione di reazione, preannunciata a Jackson Hole a fine agosto. Non cerchiamo né accogliamo ulteriore rallentamento sul mercato del lavoro, disse Powell. Una rivendicazione dunque della put della Fed a supporto dell'occupazione, cioè della crescita. Nella conferenza stampa del 18 settembre, Powell molto efficacemente ha convinto il mercato sulle ragioni dietro a un taglio così abbondante 50 punti base. Nessun ritardo sulla politica monetaria e il calo dell'inflazione, a ritmo più convinto che lo ha reso possibile e non i timori di una recessione latente. La natura preventiva si declina dunque in un anticipo dei tagli complessivi rispetto alle tempistiche comunicate a giugno, con l'aggiunta di un solo taglio in più su tutto l'orizzonte delle previsioni. Il mercato invece ne apprezzava di più, ma questo è rientrato con l'arrivo dei dati sul mercato del lavoro il 4 ottobre. Trova conferma l'idea di una disoccupazione per ora guidata da fattori buoni, un recupero dell'offerta, l'entrata di nuovi migranti in forza al lavoro e non fattori cattivi come la debolezza di domanda da licenziamenti. Si aggiunge al quadro benigno una serie di misure di stimolo in Cina, allentamento monetario e misure a favore degli investimenti azionari, comunicate con molto vigore dai policy maker cinesi. Il mercato ha accolto la notizia con molto entusiasmo, soprattutto l'indicazione sottointesa che ulteriori stimoli di natura fiscale possano arrivare a breve. Tatticamente molto interessante, da valutare con un po' di cautela sul lungo termine, sull'efficacità a sollevare in modo sostenibile i consumi e l'immobiliare, i due grandi problemi della Cina. Fino ad allora riteniamo l'effetto circoscritto sul sentiment e sugli asset cinesi. Cosa potrebbe dunque aggiungere volatilità a questo quadro sostanzialmente favorevole su macro e politica monetaria? Beh, uno, le dinamiche elettorali negli USA, dove sondaggi e scommesse sono ancora inconclusivi e bilanciati sui due candidati, nonostante la tenuta dell'economia dovrebbe favorire l'amministrazione uscente. La meno attesa nei prezzi di mercato è una vittoria di Trump, che avrebbe implicazioni meno favorevoli sull'obbligazionario. Secondo, il crescente livello di escalation in Medio Oriente potrebbe coinvolgere più direttamente gli Stati Uniti o destabilizzare più significativamente il mercato del petrolio, che al momento ne risente relativamente poco, trovandoci in un momento di eccesso di offerta. Terzo, da non dimenticare, l'avvio della stagione degli utili negli USA, dove vediamo attese di mercato eccessivamente ottimiste sul 2025. In conclusione, sull'obbligazionario USA riteniamo possa tornare del valore man mano che il mercato prosegue a ritrattare l'eccesso di pessimismo sulle probabilità di recessione, ma rimane al momento più caro rispetto all'Europa e vulnerabile a una vittoria di Trump. Cautela anche sull'esposizione azionaria, come dicevamo già il mese scorso, rispetto alla prima parte dell'anno, seppur al momento è sostenuto dal mix favorevole macro, ma non è immune ai rischi geopolitici. Dunque, portafogli compositi, dollaro e oro rimangono alleati della diversificazione.